Dopo la vittoria conquistata a pieno titolo dai giovani della formazione di tennis tavolo di Castrovillari, presieduta da Giuseppe De Gaio, che ha conquistato la Serie B, un obiettivo raggiunto grazie alle capacità agonistiche di ciascun atleta, all'apporto dei tecnici, come pure all'impegno del presidente della stessa società sportiva, che opera da tempo con trasporto per tale disciplina, i migliori della regione si sono dati appuntamento nella città del Pollino, nella palestra comunale Franceschino Filippo del Polisportivo 1° maggio, per il terzo torneo regionale Gold e Azzurro, riservato, come dicevamo, ai migliori atleti della classifica regionale. È veramente una gioia aver conquistato la Serie B vincendo la C1 nazionale. Quindi bravo il capitano Eros Perri, l'atleta Luca Lombardi e Antonio Corrado. Quindi hanno dominato il girone del Q della C1 nazionale e ora abbiamo vinto la C1 proprio con una giornata d'anticipo. Il 9 aprile andiamo a giocare a Reggio Calabria, ma siamo già in Serie B. Oggi abbiamo festeggiato qui presso la palestra Filppo con il presidente regionale perché stiamo disputando il torneo Gold e Azzurro regionale. Abbiamo i migliori atleti dal numero 1 della classifica regionale a seguire, dal numero 2, numero 3, numero 4, numero 5 e così tutti gli altri a Castrovillari. Quindi Castrovillari sta diventando pian piano, per merito di tutti quanti noi del Comitato regionale e anche degli atleti di Castrovillari, è una realtà nel tennis tavolo. Quindi grazie a tutti e voglio fare anche ringraziare la missione comunale, la Polisportiva del Pollino, Arca Comunicazione, tutti chi ci è stato vicino in questo percorso diciamo positivo nel tennis tavolo a Castrovillari. Hanno partecipato le società della Calabria, di Crotone, Catanzaro, Spezzano Albanese, Castrovillari, Vibo Valentia, Reggio Calabria. Non era una vittoria, non ci aspettavamo questa vittoria. In realtà c'è stato un duro lavoro dietro con il capitano Eros Perri, che è entrato a far parte della nostra società dall'anno precedente, e posso dire che hanno dato davvero il meglio, soprattutto Antonio Corrado e Luca Lombardi, appunto gli allievi di Perri. E il sogno ovviamente continua di salire sempre, sempre più in alto. Si prova una gioia immensa perché nel mio piccolo, nella mia breve carriera di 11 anni, ho raggiunto dei traguardi simili, però viverlo da capitano e intraprendere un percorso con questi ragazzi, e vivere giornalmente con loro, allenarli e portarli avanti partita per partita e alla fine ottenere questa soddisfazione sono delle gioie immense per me. Durante la manifestazione, arrivo da Molfetta, dove si era appena conclusa la Coppa delle Regioni, del presidente regionale FITET Calabria Pino Petralia, per festeggiare e brindare con il presidente De Gaio, il tecnico Lombardi e la squadra di Serie C1, fra i calici alzati al cielo, la promozione in Serie B. Fa veramente piacere a noi che comunque immaginiamo ogni giorno tennis tavolo e soprattutto comunque sapere che in questa città, in Castrovillari, c'è questa bellissima realtà che è il tennis tavolo, noi veramente siamo veramente orgogliosi. Effettivamente è un grande risultato, un grande risultato nazionale che premia veramente una società che in 4 anni ha portato alla ribalta tanti, tanti giovani. Io sono veramente orgoglioso di sapere che comunque Castrovillari è tra le grandi della nazione.